Ragazzi, intanto versione Casper, ringrazio sempre il cameraman per questa bella inquadratura frontale con zoom dentro l'occhio, dentro proprio capito la retina. Comunque ragazzi, buonasera a tutti, ben trovati e buon weekend a tutti. Video velocissimo con le ultime info di mercato, aggiornamenti di mercato. Ovviamente prima di darvi quello che c'è, no? Quel poco che c'è di nuovo sulle notizie, perché non è che si è mosso chissà che cosa, però ci sono degli appunti che devo dirvi perché me li hanno dati. Leggera premessa per quello che sarà domani. Siamo in procinto, siamo nel pre di Milan-Roma, una partita difficile, una partita che comunque sia ti deve portare motivazioni, carica e adrenalina da sola. Non sto qui a commentare, non voglio fare il pre-match perché ormai sono sempre stato scaramantico totale, allora cerco di evitare e di parlarne prima proprio appositamente, voglio star zitto. Però dico che spero e mi auguro che la Roma non riproponga lo stesso atteggiamento e la stessa prova fatta con il Bologna per 90 minuti. Perché se ti presenti con quell'atteggiamento in quelle condizioni, ti consegni al Milan, una squadra che non è il Bologna, e se giochi così te rintani là dietro e te fa tre gol e te mette a dormire. Lo sappiamo tutti che è una partita difficile, non ce ne frega un cazzo, il Milan è più forte, sì, siamo tutti d'accordo, ma io penso sempre la stessa cosa, che la Roma non è la squadra più forte, ma manco la squadra più merdosa che c'è in Serie A. Per me la Roma è un'ottima squadra ed ha del potenziale, e con quel potenziale puoi andarti a giocare, si può andare a giocare la sua partita in tutti i campi d'Italia, compreso quello di San Siro domani col Milan. L'hai fatto con l'Inter, serve una prestazione come quella dell'Inter, coraggiosa, con intensità, e la devi fare, devi fare le stesse identiche cose anche con il Milan, e non ti devi cagare addosso, non ti devi cagare addosso. Speriamo bene, vediamo con che modulo partiremo domani. È partito Solbakken con la squadra, ha recuperato Belotti, l'unico assente tolto Wijnaldum, che ancora non è al 100% pronto, è Kasdorp. Dalla regia mi dicono che questa ulteriore non convocazione del giocatore fa presagire che sia vicino ad un'eventuale cessione. Tocca capire se realmente è verso il Fulham per Kasdorp. Quindi qui mi allaccio e vado avanti col mercato. Situazione Shomuro, dove che dicono che siamo vicinissimi e tutto fatto. Oggi mi dicono, ragazzi, perché ho preso informazione, intanto non c'è accordo tra la Roma e il Torino per un eventuale scambio per Lukic alla Roma e Shomuro o Kumbulla al Torino. Non c'è, perché la valutazione del Torino per Lukic, nonostante la scadenza fra un anno, rimane ancora molto molto alta. Il Torino però di per sé dal canto suo è fortemente interessato a Shomurodov, ma ad oggi questo obbligo di riscatto ancora non è stato inserito. Il Torino deve prima vendere, all'occorrenza deve prima sfoltire, vendere, e poi potrà inserire magari un eventuale obbligo di riscatto per Shomurodov. Anche perché la Roma è stata chiara con tutti i tesserati in uscita, vanno via solo a titolo definitivo, o soldi subito o con un obbligo di riscatto. Non ci sono altre soluzioni. Quindi tutto sto Shomurodov è vicinissimo, sono vicini, ma non vicinissimo come lo vogliono riportare gli altri. Non è ancora in dirittura d'arrivo e non c'è ancora questa fumata bianca. Ma l'aria è quella, vediamo quello che succede. Kasdorp ve l'ho detto, e mi riportano che, ragazzi, la Roma vuole fare un difensore centrale, però a costo zero. E mi hanno riscritto così grosso che la Roma, se non fa le cessioni, non può prendere nessuno. Quindi vorrebbe fare un difensore a 0-0, quindi senza spendere una lira. Ed eventualmente escono Kasdorp, ovviamente Shomurodov, e cominciano ad entrare dei soldini, compreso un eventuale riscatto del Valencia, perché il Valencia ha intenzione di versare 10 milioni di euro per Claudio e prenderlo a titolo definitivo. Allora lì sono altre cose, ma di partenza la Roma, se non vende nessuno, ha le mani legate
e non può fare niente, a meno che, ripeto, non capitano occasioni come quella che vuole fare per il difensore e prenderlo 0-0, quindi a costo zero. Altre cose, aspettate, raga, perché poi sono sempre mille cose, sono poche cose, ma ci sono mille concetti e mille notizie dentro. E aspettate, ho detto tutto, perché poi il sunto del discorso è questo: fondamentalmente, se non vendi non compri, è quello che vi dico la vita. Però di certo vuole fare un difensore a 0-0, vuole fare un difensore a costo zero. Vediamo Shomurodov, vediamo le altre situazioni, come va a finire col Torino Shomurodov, Kasdorp, se è Fulham oppure no, ma sembra indirizzato ad andare via, perché ci sono addirittura due persone incaricate per poter vendere e liberare Kasdorp a titolo definitivo. Altri aggiornamenti grossolani, altri aggiornamenti grandi non ce ne sono. Seguiamo questo mercato invernale, vediamo come procede e speriamo che la Roma, ma soprattutto linea verde riesca a vendere per cominciare poi a far entrare un qualcuno di buono oltre quello che c'è stato già per Solbakken. Con questo ho chiuso tutto, vi auguro una buona serata, ci aggiorniamo domani, sempre forza Roma. Testa domani, raga, sempre forza grande Roma.